Dio aveva un amico strepitoso, di quelli rari, che si vanno a cercare anche in capo al mondo. Ne avete di amici così? Uno di quelli che quando hai un problema ti viene in mente lui? Beh, Dio aveva un amico così. Si chiamava Mosè e un giorno attirò la sua attenzione. Mosè era nato in Egitto, però non era un egiziano. Apparteneva al popolo prediletto da Dio, il popolo di Israele. Sì, Dio aveva scelto di legarsi in particolare ad un popolo, non perché quel popolo fosse il più grande fra tutti i popoli, anzi era il più piccolo fra tutti i popoli, ma perché aveva stretto un'amicizia vera di quelle che non si sciolgono più, con un uomo di nome Abramo. Dio è un tipo così, preferisce i piccoli, e anche quella volta aveva scelto un popolo piccolo e indifeso, perché lo amava. E da quel giorno, naturalmente, non lo aveva più abbandonato. Quando Mosè era un bimbo, il piccolo popolo di Israele era schiavo in Egitto, costretto ai lavori forzati, alle dipendenze del faraone, che lo maltrattava e anche lo temeva un po'. Pensate che per paura che gli ebrei diventassero troppo numerosi, questo faraone una volta aveva addirittura ordinato di uccidere tutti i bambini ebrei non appena nascevano. Anche Mosè era figlio di una donna ebrea, e quindi anche lui sarebbe stato ucciso. Sua mamma, piuttosto che vederlo morire, decise di metterlo in una cesta e di abbandonarlo al Nilo, con la speranza che qualcuno lo avrebbe raccolto e cresciuto. E infatti fu proprio così che andarono le cose. Mosè finì addirittura nelle mani della figlia del faraone, che lo salvò dalle acque e lo crebbe come fosse suo figlio. Gli anni passarono e Mosè diventò grande, era molto sveglio. Alla corte del faraone aveva imparato tante cose e viveva da buon egiziano. Non sapeva di essere ebreo. Un giorno, passeggiando per l'impero di suo padre, scoprì che gli ebrei erano costretti ai lavori forzati. Si fermò un po' ad osservarli e dentro di lui cresceva l'indignazione. Ma perché il faraone permette che delle persone siano trattate così? Non è giusto. Nemmeno gli animali si dovrebbero trattare così. Questi pensieri occupavano la sua mente, finché sentì un grido, si voltò di scatto e vide un egiziano, uno dei suoi uomini, che colpiva un ebreo. Non chiese spiegazioni, non ci pensò due volte, diede un'occhiata. Non c'era nessuno, subito si avventò sull'egiziano e lo colpì a morte. Poi nascose il cadavere sotto la sabbia. Era stato un fulmine e aveva fatto giustizia. Aveva ridotto in cenere quell'egiziano, come fa il fuoco con un pezzo di carta. Distrutto, ridotto a nulla. Capita anche a voi di arrabbiarvi per qualcosa di ingiusto che vedete? È come sentire un fuoco dentro, che vorrebbe distruggere chi ha commesso l'ingiustizia, vero? Un fuoco lo aveva bruciato dentro e distrutto fuori. Ma dopo pochi minuti Mosè era sconvolto. Aveva ucciso un uomo. Perché tanta violenza? Era diventato un assassino. Ma no, aveva agito bene, era intervenuto a difesa di un debole. Sì, ma con tutta quella violenza. Poteva farlo semplicemente arrestare. No, aveva avuto quel che si meritava. E se lo avesse visto qualcuno? Ma no, poteva stare al sicuro, aveva controllato, non l'aveva visto nessuno. Eppure dentro di lui rimaneva una voce che lo accusava, che non lo lasciava tranquillo. Nei giorni successivi tornò ancora là dove gli ebrei lavoravano. Passava molto tempo ad osservarli, a guardare quanto soffrivano e a vedere come lavoravano. Gli capitò anche di assistere ad una discussione tra due ebrei. Ancora una volta sentì dentro un fuoco che lo spingeva ad intervenire. Fermò il braccio di uno dei due che stava per picchiare l'altro. E allora quello pronunciò delle parole durissime contro Mosè. «Vuoi uccidere anche me, come hai fatto con quell'egiziano?» Mosè, in preda al terrore, mollò subito la presa e scappò lontano. Allora qualcuno aveva visto, qualcuno sapeva. Se la voce fosse arrivata al faraone. Mosè scappò lontano, fuori dall'Egitto, in una regione deserta chiamata Madian, dove ebbe la fortuna di essere ospitato da un uomo che lo trattò come suo figlio. Gli diede in moglie
una delle sue figlie, e lo tenne a lavorare con lui. Mosè divenne pastore, abitò a Madian per molto tempo, e l'Egitto divenne solo un ricordo lontano. Proprio lì, Dio andò a cercare il suo amico, per affidargli una missione. Il faraone era morto, ma anche con il faraone successivo la condizione degli ebrei non era migliorata. Il lavoro a cui erano costretti era enorme e la vita era diventata insopportabile. Non ce la facevano più e allora si lamentavano con il Signore che sembrava essersi dimenticato di loro. Dio ascoltò il loro grido. Decise che avrebbe mandato loro un aiuto. Aveva bisogno di qualcuno di fidato. Ecco, ci voleva Mosè. Lo cercò nel deserto, là dove era andato a pascolare il suo gregge. Mosè conosceva a menadito quel posto. Andava spesso lì. Era nei pressi di un monte chiamato Sinai. Quel monte era caro a Mosè e probabilmente era caro anche a Dio. Lì Dio aspettava Mosè e si nascose in un roveto. Eccomi. Togliti, Signore, dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Chi sei tu? Io sono colui che sono. Non comprendo. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Che cosa vuoi da me? Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto, per farlo uscire da questo paese, verso un paese dove scorre latte e miele. Ora va. Io ti mando dal faraone. Io? Chi sono io per guidare questo popolo? Forse non mi crederanno, non mi ascolteranno. Ti insegnerò quello che dovrai dire. Lascia partire il mio popolo! Ma io ero loro nemico. Ero il principe d'Egitto, il figlio dell'uomo che ha fatto strage dei loro figli. Hai scelto il messaggero sbagliato. Come faccio a parlare con queste persone? Vi ha dato una bocca all'uomo. Chi lo vede muto, sordo, peggente o cieco? Non sono forse io? Ora va! Io sarò con te quando andrai
ma il faraone potrebbe non ascoltare. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i miei prodigi. Terrai in mano questo bastone, Mosè, con il quale tu compirai i miei prodigi. Io sono con te, Mosè. 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 Certo che quel fuoco era proprio strano. Non aveva bruciato il cespuglio, ma lo aveva trasformato in qualcosa di speciale. E poi aveva avvolto anche Mosè, quasi a dargli la sua forza, la sua stessa autorità, come per scaldarlo e illuminarlo come un fuoco vero, ma senza distruggerlo, anzi, dandogli una energia nuova. Quello fu un giorno molto importante per Mosè, forse il giorno più importante della sua vita. Perché aveva ricevuto da Dio un compito, una missione, e perché aveva capito che Dio sarebbe stato con lui. Il suo nome, il nome di Dio era proprio quello. Io sono colui che sono, che vuol dire io ci sono, io ci sarò, io sarò con te. Pensate che da quel giorno Mosè diventò il condottiero del popolo di Israele. Lo portò fuori dall'Egitto contro la volontà del faraone. Gli fece attraversare addirittura il mare e poi lo condusse nel deserto. Mosè poté fare tutto questo perché si ricordava di quelle parole: io sarò con te. Dio accompagnava il suo popolo e lo guidava di notte con un fuoco. Credo che quel fuoco sia stato simile a quello del cespuglio, così caldo, così luminoso, ma insieme un fuoco che non distruggeva dove passava, un fuoco forte, ma insieme gentile. Di giorno invece Dio accompagnava il popolo con una nuvola, che lo copriva e lo nascondeva dai nemici. Una nuvola della stessa gentilezza e forza di quel fuoco, una nuvola che accarezzava il popolo come un soffio sottile.